uscire subito da lì! Ellie, va a staccare la corrente! Io affronto l'incendio principale! Ricevuto, Penny! Non preoccuparti, Leone, sei al sicuro con me? Bene, vieni qui, Bronwyn, tocca a te. È completamente spento, Penny. Oh, ricevuto, Ellie. Norman Price, accendere quella macchina del fumo è stata un'azione davvero molto pericolosa. E questo si sarebbe potuto evitare se avessi ballato con Lily. Mi dispiace, andrò a ballare insieme a Lily ora. Il ballo di Norman? Sì, certamente. Ehi, hey Elvis, è l'ora della nostra presa dell'angelo. Questo ballo da discoteca non è andato come avevo programmato! Lily, basta! È la mia torta! Bingo! A quanto pare l'abbiamo trovato! Tieniti pronta a scendere, Ellen! Ricevuto, Tom! Non preoccuparti, James. Ti riporteremo a casa sano e salvo. Sei ferito? No. Non credo proprio. Tieniti forte, James. Adesso ti tiriamo fuori da qui. L'ho preso, Penny. Tiraci su. Ricevuto, Ellen. Rimani in posizione, Tom. Ciao, zio Sam! Non è ferito, Sam, ma guida comunque con prudenza. Per oggi ha già avuto un'esperienza abbastanza adrenalinica. Ricevuto, Ellen. E non preoccuparti, mi ricorderò anche della gazzosa. Ben fatto, pionieri. E complimenti per quella fasciatura. Sono stato io! Sei stato bravo a imparare tutte quelle informazioni del manuale, James, ma hai dimenticato quello che c'è scritto sulla prima pagina. Buon compleanno, James. Ti voglio bene, tua sorella Sara. No, non quello. Alla pagina seguente. L'indice? No, James, quella successiva. Oh, eccolo! Mantenere sempre la calma. Sì, esattamente, James. Mantenere sempre la calma. Ti piacerebbe se ti riportassi io fino a Pontypandy con la nostra ambulanza, Trevor? Forse è meglio che mi metta io alla guida stavolta, Elvis. E magari ti insegno qualcosa durante il tragitto. Oh, ok, Ellen. Oh, ma posso bere quella gazzosa finalmente? Sara, se riesci a sentirmi... Prendi la radiotrasmittente. Sara, riesci a sentirmi? Riesco a sentirti, zio Sam! Forte e chiaro! I soccorsi stanno arrivando, ma la marea sta salendo. E devi rimanere al sicuro finché non... Ascolta attentamente, ti dirò tutto quello che devi fare. Bene, ricevuto, zio Sam! Ok, Sara. Non appena avrai sganciato la cintura di sicurezza, abbassa il finestrino ed esci dalla macchina. Ricordati, cintura, finestrino e fuori. Ho capito, zio Sam! Cintura, finestrino e fuori! Cintura, finestrino... Fuori! Bravissima, Sara! Non preoccuparti, Sara! Ti tengo io! Fantastico, Elvis! Sono contento che siano tutti sani e salvi, Sam. Ma la nostra esercitazione non è andata come pianificato. E sono rimasto senza un solo filmato decente del mio epico salvataggio in mare. In realtà abbiamo uno dei video più epici di salvataggio in mare, signore.
Tutti avevano le telecamere accese durante il recupero di Sara. So che non l'hai fatta apposta, Sara, ma devi stare molto attenta quando ti trovi dentro una macchina e non devi mai toccare nessuno dei comandi. Mi dispiace, Penny. Non credo che riusciremo ad andare a vedere il nuovo film del supereroe Flex Dexter. Non mi preoccuperei di questo, James. Conosco un film di gran lunga migliore da vedere in alternativa. Benvenuti alla premiere del nostro nuovo video promozionale. Per la prima volta sugli schermi, il nostro nuovo supereroe d'azione e stella del grande cinema, Elvis Credington. Sono il re del mondo! Oh no, è il filmato sbagliato! Ci pensiamo noi! Andiamo, ragazzi! State accovacciati e usciamo subito da qui! Cerchiamo di spegnere questi incendi. Voi due spegnete il fuoco principale prima che si diffonda. Io mi occupo dei più piccoli. Papà! Ehi! Oh, papà! Ero così preoccupata. Alla casa dei Flood è tutto sistemato, Sam. Qual è la vostra situazione? Qui abbiamo tutto sotto controllo, Penny. Mi dispiace tanto. Ho assemblato il mio modulo di lancio pirotecnico 2000 troppo velocemente, tralasciando il test di sicurezza finale. No, è colpa mia, perché sono stata impaziente, papà. Avrei dovuto darti più tempo. Sarebbe valsa la pena aspettare. Beh, per quanto fossero belli, il modo più sicuro per godersi i fuochi d'artificio è assistere a uno spettacolo pubblico. Ma ora ci siamo persi anche quello. Oh no, affatto. Se vi sbrigate farete in tempo per l'inizio. Possiamo andare, papà? Certo che possiamo, Anna. Grandioso! Alla fine vedrò addirittura due spettacoli! Ah, e speriamo che questi fuochi d'artificio rimangano dove devono stare, eh? In alto nel cielo! Sono quasi belli come i tuoi, papà! Oh, non le pizze! Dobbiamo chiedervi di indietreggiare per la vostra sicurezza. Vi ringrazio. Ok, squadra. A quanto pare abbiamo un forno a legna e fiamme, una bomboletta del gas e per finire un microonde elettrico. Io vado a scollegare il microonde. E io raffredderò la bomboletta a gas. Passiamo alla schiuma appiccicosa. Ricevuto, Ellie. L'incendio si espande! Ci penso io, Sam! Le nostre pizze! Pare che l'incendio si sia sviluppato proprio da questo forno a legna. Scusami, Sam! Quello lì era il nostro forno. È possibile che mi sia fatto prendere dalla fretta? È tutta colpa sua, diceva papà di sbrigarsi. Non sono stato io, tu l'hai fatto. Beh, chiunque di voi sia stato, dovete ricordarvi che bisogna fare attenzione quando cucinate all'aperto. Soprattutto se state usando un fuoco vero. Scusaci, Ellie. Insomma, Credlington, hai trovato qualche pezzo di pizza in giro? Neanche una singola minuscola fetta, signore. No, questo è molto deludente. Niente più pizza per oggi. Ma a chi andrebbe un po' di pesce fritto e patatine? Sì! Oh! Bingo! Uno spuntino per il viaggio, Elvis. Credo che aspetterò il pesce con le patatine, signore. Io vado a cercare Sara e Tenaglia. Io penserò alle fiamme.
Non vedo né Sara né Tenaglia qui. Vado a cercarli nel seminterrato. Ricevuto, Sam. Sara! Sara! Sono proprio qui, zio Sam. Ah, Sara, dobbiamo uscire. Ma non riesco a trovare Tenaglia. Non preoccuparti, Sara, lo troveremo. Ma prima devo assolutamente portarti via di qui. L'incendio è spento, Sam. Non ho trovato Tenaglia da nessuna parte. Che cosa c'è, Bella? Va, fammi vedere. Perché stanno usando il giocattolo di Tenaglia? Perché lo sta andando a cercare per te. È spaventato dal fumo dell'incendio. Guida la radar! Brava, così, seguilo! Ma che bella squadra! Hurra! Eh? Che bravi cani! Penny, stavo addestrando Tenaglia e non so come. È entrato in cucina ed è riuscito ad accendere i fornelli. Beh, Sara, come sai, i cani vanno sorvegliati costantemente e devi sempre sapere dove si trovano. Lizzie ha visitato i cani e stanno tutti in perfetta forma. Ah, Tenaglia, sono contenta che tu stia bene. E tutto grazie a Radar e Ombra. James, sapevo che avrei insegnato a Tenaglia almeno un trucchetto. Quale zampe? Contatto visivo ottenuto. Trasmetto subito le coordinate. Scendo a prenderli. Aggrappatevi a questa corda. Ben, porta Titan sull'isola di Pontypandy in fretta o ci ritroveremo a gestire un incendio enorme. Sto andando, ma non c'è nessuno con me che possa attivare i cannoni ad acqua. Lascia fare a me. Credo di avere il pompiere che fa il caso nostro. È mancato davvero poco. Mi dispiace tanto, Penny. Ho attivato io il GeoJet portandolo alla massima potenza. È stata tutta colpa mia. Anna, credo sia sempre meglio evitare di giocare con le invenzioni degli adulti. Soprattutto poi se è di tuo padre. Sì? Allora, sembra che il tuo elicottero della polizia si integrerà benissimo nel resto della squadra. Sai, anch'io ho la tua stessa sensazione, Sam. Cosa? Levati di dosso, brutta pinna molliccia! Va tutto bene, signore? Dammi solo un secondo! Sto bene, tranquilli! Resisti, Sam! Veniamo ad aiutarti! Kilo! Oh! Forza, Kilo! Proviamo per di qua. Sam! Afferra questa! Preparati, Mandy! Attraverserò il pendio! Siamo pronti, sergente Ravani! Kilo, da questa parte. Ah, grazie mille, sergente. E grazie anche a te, Kilo. Mi dispiace. Stavo cercando la viola del pensiero di Pontypandy. Non avrei dovuto allontanarmi tanto. Io gliel'avevo detto di tornare indietro, zio Sam. Ma certo che l'hai fatto, James. E Mandy, non dovresti mai salire su una collina come quella senza un'attrezzatura e un adulto vicino.
Mi dispiace, è stata colpa mia, pompiere Sam. Avrei dovuto fare attenzione. Mi sono distratto per farmi la foto da appendere alla parete della gloria. Lo sapevo che non avresti completato la lista, Mandy. Veramente l'ho fatto, Norman. Ho visto la viola del pensiero di Pontypandy quando Sam e Kilo mi hanno salvata. Ma... Beh, allora dovremmo appendere la tua foto a quella parete. Sì! Ma non sarei mai riuscita a fare quella foto senza di te, Kilo, pompiere Sam. Forse dovreste esserci anche voi. Oh, ho sempre saputo che saremmo diventati grandi amici. Nessuna traccia di loro, Penny! Niente anche da quassù! È un'area così immensa! Ehi! Sono qui! Da questa parte! Da questa parte! Un momento! Vedo qualcosa! Che cosa vedi, sergente? L'ho trovato! È James! Ma non posso atterrare per portarlo in salvo! È la stagione di nidificazione, non voglio disturbare gli uccelli! Sam, puoi andare tu! Neptune non può arrivare laggiù! Ricevuto, Penny! Juno è il mezzo ideale! Zio Sam, avvicinati! James! Fa attenzione, zio Sam! Qui c'è un uccello molto arrabbiato. Non preoccuparti, James. Ti porteremo via da qui in un batter d'occhio. Così lei potrà avere l'isola tutta per sé. Tieniti forte, James. Mi dispiace tanto di essere andato sul fiume da solo, zio Sam. Devi fare molta attenzione quando navighi in un fiume o sei vicino all'acqua, James. E dovrebbe esserci sempre un adulto con te. Beh, ne ho avuto abbastanza di pagaiare. Per quanto mi riguarda, puoi fare tutti i giri che vuoi, Sara. Grazie, James. Aspetta, è questa la tavola da sup? Può darsi. James! Ehi, James! Abbiamo fatto un tour al centro di soccorso e salvataggio in mare! E inoltre abbiamo visto tutta la squadra in azione! È magnifico, ragazzi! Ma io ho avuto un passaggio su Juno! Che cosa? Ma non è giusto! Non te lo facevano fare al Museo dei Pirati di Newtown! Sto arrivando! C'è anche Bessie! Mettetevi tutti al riparo! Ellie, Penny, prendete le pompe a zaino! Ricevuto, Sam! Ricevuto, Sam! È in arrivo una bella secchiata d'acqua. Quello sì che è un bel secchio grosso. Mi dispiace. Temo siano state le nostre candele ad aver appiccato il fuoco. Lo so, Bronwyn. Norman l'ha detto a tutti. Un bosco non è un luogo adatto per delle candele. Vi prometto che se faremo un'altra sessione di canto della balena, utilizzeremo delle candele a pila. Oh, però non so se voglio fare un'altra sessione di canto della balena. È stata probabilmente una delle esperienze meno rilassanti che abbia mai vissuto. Beh, agente Price, pare che alla fine abbiamo risolto il mistero della bestia della montagna di Pontypandy. Esatto, agente Sparks, ed è venuto fuori che era una balena.